cosa starà mai succedendo. Un grande evento di sicuro, perché tutti aspettano. Anche le stelle stanno certo guardando. L'orsa maggiore brilla chiara nel cielo. Sarà la vita di chi presto per noi sta arrivando. Nasce stanotte un gran re che non conosce paura. Combatterà con lealtà, poi ruggirà la bianca luna. Simba, re Simba, dai guardi leone, proprio un campione. Simba, re Simba, la sfida comincia e chi ti fermerà? Avventure con gli amici vivrai, crescendo sarà certo molto più dura. Vedrai che fine anche la tigre. Simba, il re leone. C'è un grande silenzio nella giungla. Tutti gli animali stanno riposando tranquillamente. Ma i cacciatori sono appostati. Il loro obiettivo è il grande leone. Amici, è arrivata la mia ora. Vi affido i miei cuccioli. Oh, non preoccuparti, puoi contare su di noi. Cresceremo i tuoi figli. Amico mio. Insegneremo i tuoi piccoli a diventare saggi, fieri e coraggiosi come te. Ci addio, vado. Nostro re. Addio. Il sovrano adorato. Papà. Complimenti, tigre, il piano è riuscito. Gli uomini che hai portato sulle tracce del re leone l'hanno ucciso. Gli amici del re hanno promesso di crescere i suoi piccoli. Quindi il leone è stato eliminato, giusto? Sì, esatto, il tuo desiderio è stato esaudito. Mio adorato signore, il re sei tu adesso. Il re leone ci ha lasciati, ma dobbiamo cercare di superare questo dolore e approfittare di questa riunione del Gran Consiglio degli Animali per decidere a chi affidare i tre leoncini. Allora, chi di noi si occuperà della loro educazione? La risposta è semplice. Mi sembra che voi lupi siate i più indicati a crescerli. I cuccioli sarebbero al sicuro con te e mamma lupo. L'orso ha ragione. Tanto più che tua nipote ha dei lupacchiotti della loro età. Tuttavia, ci preoccuperemo tutti della loro istruzione. Sì, l'abbiamo promesso al nostro amico, il re leone. Ognuno di noi fornirà la propria esperienza, ma abiteranno presso tua nipote. Se siete tutti d'accordo. Dati la parola, nipote. Farò del mio meglio. Sono proprio Voi avete parlato di tre leoncini, ma da quassù, ah, io ne vedo solo due. Ne vede soltanto tu, ma è terribile. Bisogna cercarlo. Allora ne manca uno.
E Simba, il cucciolo che manca. Simba, il preferito del padre. Mi auguro che non sia anche lui in pericolo. Lo dobbiamo assolutamente trovare prima che finisca nelle grinfie di quella malvagia tigre. Simba! Simba! Dove sei? Dove sei? Simba! Rispondi! Tranquillizzati, non può essere lontano da qui. Inoltre, tornerà sicuramente quando avrà fame. Domandiamolo al corvo. Allora, lo vedi? Beh, peccato, continuiamo le ricerche. Comincio a preoccuparmi. Voi invece andate da quella parte! Simba! Dove sei? Oh no, quella trappola è molto pericolosa. Ci picchia. Non dobbiamo svegliarlo, sarà la fine. Devo allontanarlo da lì. Ma che cosa fa, è impazzito? Come pensa di salvarlo da quella trappola saltando da quell'albero? Gli devo fare le mie cose. Non è impazzito, ma le apparenze erano tutte contro di lui. Ancora una volta siamo scampati ad una trappola dell'uomo. È salvo. Bene, non solo ha dimostrato di non essere matto, bensì di essere degno della nostra fiducia. Devo andare subito a porgergli le mie scuse. Già, se tu non avessi avuto un'ottima vista, Simba avrebbe fatto la stessa fine di suo padre. Come bambino. Dorme profondamente, come facciamo a svegliarlo? Avete forse bisogno di aiuto? Conosco un modo per spostarlo da lì. Prova pure, ma sta attento, perché potrebbe cadere nella trappola. Bravissimo, sei stato molto fortunato. L'hai scappata bella, Simba. Vai a ringraziare Bagheera e l'elefante. Ti hanno salvato la vita. Stai bene? Quella è una trappola molto insidiosa. Gli uomini la utilizzano per riuscire a catturarci. Hai capito? Sei fortunato. Se non fosse intervenuto Bagheera, saresti finito male come tuo padre. Cos'è accaduto al mio papà? Il mio papà non c'è più. Non piangere, Tancio. Ma ricordati di non fidarti mai né degli esseri umani né della tigre Shere Khan. Oh no, papà! Non lo so, non riesco a sentire bene. Silenzio! Grande corvo, dopo l'eliminazione del Re Leone, adesso sei tu il signore della giungla. Tu sei grande, forte, il migliore. È la verità? E tutti gli animali non sono niente in confronto a te. Ora basta, tacete. Io devo impartirvi gli ordini. E se non ubbidirete, sapete già che sorte vi attende. So anche essere molto feroce. Tu smettila. Altrimenti ti faccio assaggiare i miei ordini. Ma io non ti tradirò mai. Ti metti male. Abbi pietà di me, mio signore. Vieni. E ridammi quella lepre. E via. Padrone, i tuoi ordini sono desideri per me. Finalmente ti sei calmata. Sbarazzati dei tre leoncini. Va bene, ubbidisco, mio signore, ma i tre cuccioli sono portati a vista e protetti da tutti gli altri animali. E allora, questo è un problema tuo. Arrangiati e vedi di sbarazzarti di loro, Ubbidisco, capo. Seguiremo il tuo ordine, mio signore. Molto bene, andate pure. Che cosa state aspettando? Signore della giungla, no, resterà sempre un fannullone. Su, coraggio, Simba, non ti devi abbattere, ma devi reagire. Io capisco il tuo dolore. Anch'io ho subito la stessa ingiustizia. Anch'io ho perso i miei genitori per colpa degli esseri umani. Ma noi diventeremo grandi e forti e così li vendicheremo. Vendicare i nostri genitori, credete sia giusto? Che stocchette state dicendo?
Parlate di vendicarvi. Sapete qual è la miglior vendetta? Non è né la minaccia né la violenza, né tantomeno la tortura, bensì la saggezza. Poverino, è piuttosto anziano. Gli piace fare le prediche a tutti. Ogni tanto far l'etica, l'importante è non dar retta a quello che dice. È un po' rintronato. Arrivederci. Siate prudenti. Io sono un po' stanco. Simba! Sono tornato! Ci sono anch'io! Molto bene, cuccioli. Adesso è ora di andare a dormire. Sono a riposare, Simba. Calmatevi, cuccioli, calmatevi. Dovete andare a dormire. Immagino che tu voglia dormire all'aperto. Oh, no, io non lo so. È così. Lo preferisco. Lo faccio da quando i miei genitori non ci sono più. Sono diventato indipendente. Sì, ti capisco. Posso dormire all'aperto con lui? Mi dai il permesso di restare con il mio amico bimbo? Sì, tanto veglierò io su di voi. Mamma Lupo mi ha dato il permesso di dormire qui fuori con te. Che ne dici? Certo, ne sono felice. Vogliono farsi notare. Faranno una brutta fine se la tigra li sorprenderà addormentati. Coraggio, andiamo. Vai a riposarti, sarai molto stanca. Stanotte penserò io a vegliare su di loro. Va bene, d'accordo. Vado a dormire. Ho delle cose interessanti da leggervi. Mi auguro che tu possa raccontarci una bella storia. Oh, ma perché vuoi leggere per noi? Voglio dirvi cosa vi riserva il futuro. Voglio insegnarvi a comprendere il mondo in cui viviamo. Dovete impegnarvi a studiare per acquistare la saggezza. Non dimenticatevelo. Buonanotte. Oh, ci farà queste prediche tutte le sere. Sì, sono tutti come lui. Vorrebbero che studiassimo e lavorassimo senza smettere mai. Buonanotte, sì. Buonanotte, bimbo. E così per la prima notte i due amici dormono insieme sotto le stelle, protetti da Bagheera e Augustine. Simba e Bimbo sono due cuccioli davvero fortunati. Hanno trovato tanti amici pronti a tutto pur di difenderli. Vieni, adesso li svegliamo. Dai. Guarda, dormono ancora. Bimbo! Niente da fare, su, riproviamo. Bimbo! Dai, avviciniamoci. Ehi, Simba, sveglia. Oh, ma perché mi svegliate così presto? Che dormiglione. Vogliamo darvi delle foglie che aumenteranno le vostre forze e vi insegneranno ad apprezzare la natura. Davvero? Tieni la tua razione quotidiana, mangiale. Ma veramente io sono un leone, non posso cibarmi di foglie, sai? Preferirei un bel pronto grasso. Non sarà la lepre a renderti forte, ti faremo vedere. La verdura è nutriente quanto la carne. Non ci crederò mai. Su, assaggiale, sono davvero deliziose. Vi insegneremo a conoscere piante e frutti nuovi. Tutti i giorni. Ma che sia qualcosa di più gustoso domani. Arrivederci, a domani. Arrivederci. Arrivederci, amiche. E non svegliateci così presto. Uffa, non fanno che darci consigli. Vi prego, ascoltatemi, cuccioli. Prima di andare a dormire, voglio consegnarvi il libro sulle leggi della giungla, così avrete modo di studiarle oggi stesso. Prendetelo. Questa sera vi interrogherò. Adesso vado a dormire. È tardi. Ecco fatto. A stasera, miei cari cuccioli. Su, vieni con me, Simba. Non te ne pentirai. Dove andiamo? I dati ora vedrai. Fatevi prendere. Non volate così in alto. Wow.
Vorrei volare anch'io. Mi insegni come si fa? Non puoi volare, sei troppo pesante. Poi non hai nemmeno le ali. Simba! Vieni, aspettami! Arrivo! Oh! Oh! Oh, guardate là! Quello è uno dei leoncini ricercati dal nostro capo, lo vedete? Cammina sull'acqua! Oh, sì, incredibile! Mi chiedo come riesca a fare una cosa del genere! È inspiegabile! È meglio avvertire immediatamente il capo! Sì, però andiamo! Guarda che cammina sull'acqua! Sono Bimbo e Simba! Questa volta il capo sarà furioso con te! Non hai ancora eliminato i leoncini! Uno di loro cammina perfino sull'acqua! Forse anche le altre scimmie l'hanno visto! Allora dobbiamo subito informare il nostro capo! Sì, vado subito! È compito mio! Quando dirò al capo che ho visto Simba camminare sull'acqua, non mi darà più nemmeno un boccone di carne! Dovrò cercare di trovare le parole giuste, se no saranno guai seri! Mio signore! Che novità mi porti? Capo, non so cosa sia accaduto, ma io e le scimmie abbiamo visto uno dei leoncini e il giovane cerbiatto camminare sull'acqua senza bagnarsi. Che cosa? Lo spirito del re leone non sarà. Sei veramente un idiota. Vuoi prendermi in giro? Ti ridurrò in poltiglia. Cosa fai? Ehi, svegliati! Sei un incapace, meno male che si sta riprendendo. Tieni. Questo è un regalo per te. Mangia per te. Devi ammettere che non sono così cattivo. Mi racconti idiozie e io ti do da mangiare lo stesso. Sì, capo. Adesso hai finito, puoi voltarti. Sì? Ora ascoltami bene, voglio conoscere la verità. Te l'ho già detta, il leoncino e il cerbiatto camminavano sull'acqua. Sai benissimo che è impossibile, idiota, nessun animale può camminare sull'acqua. Eppure è così, io li ho visti e anche le scimmie, anche loro li hanno visti. Mi chiedo se non sia lo spirito del re leone che si è impossessato dei loro corpi, signore. Non dire sciocchezze. Da quando in qua credi anche ai fantasmi? Ci sarà sicuramente una spiegazione per questo fenomeno e tu dovrai trovarmela, hai capito? Cosa io? Dovrei trovare io una spiegazione? Ma se dici sempre che sono un perfetto idiota! E infatti lo sei! Adesso basta, portami qui quei due mocciosi! Saprò io come farli parlare. Su, avanti, coraggio, muoviti! Ecco fatto, siete arrivati, amici miei. Ci vediamo domani, piccolo. Dimmi una cosa, mi insegnerai a nuotare come te, coccodrillo? Oh, è impossibile. Perché? Tu sei un leone. E allora? La tua pelliccia e le tue zampe non sono fatte per nuotare. Tu sei fatto per vivere sulla terraferma, Simba. È vero. Ti ringrazio, arrivederci. Arrivederci. Ci vediamo domani. Arrivederci! Non mancherò all'appuntamento! Ciao! 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 Dillo! Ehi! Stanno arrivando! Se mi sfuggono, il capo mi punirà e non mi darà più niente da mangiare. Tu li vedo, si dirigono verso la savana. Simba, attento, scruta sempre il terreno, potrebbero esserci delle trappole. Ma no, torna indietro, Simba. Vedi,
È la nostra amica giraffa. Ah, sì, sì, adesso la vedo, hai ragione, bimbo. La giraffa è uno degli animali più alti della giungla ed è molto gentile. Buongiorno, piccoli, come siete carini. Vi ho visti arrivare da lontano. Lo sai che il tuo collo è davvero lungo? Ah, lo Posso so. Posso arrampicarmi? Scendi. Così mi fai cadere. Abbassati. Ti perdono perché sei piccolo, ma devi imparare a rispettare gli adulti. È la prima giornata che trascorre qui. Ho ancora molte cose da apprendere. Oggi gli ho fatto conoscere dei miei amici che non aveva mai visto. La prossima volta si comporterà meglio, vedrai. Va bene, va bene. Ora però sbrigatevi a tornare da Mamma Lupo. So che tutti gli altri vi stanno cercando. Possiamo tornare a trovarli? Simba, dobbiamo andare. Potete tornare quando volete. Ma adesso a casa! Ma non è possibile. Corri più veloce di me. Ora ti faccio vedere io. Anch'io sono veloce. Bimbo, dove hai portato Simba, eh? Ero preoccupata, vi abbiamo cercato dappertutto. Sai bene che non voglio che vi allontaniate troppo dalla tana. Abbiamo attraversato il lago su un coccodrilo. Hai commesso un'imprudenza. Non sei le mie cose. Se fossero caduti in acqua avrebbero annaspato e sarebbero andati a fondo. Molto spiritosi. Ho chiesto al coccodrillo di insegnarmi a nuotare. E quando saprò stare a galla sarò io a ridere di voi, vedrete. Su, basta, piccoli, finitela. Smettetela di litigare, non voglio più sentirvi discutere. Adesso siete pregati tutti di calmarvi e di entrare nella tana. È ora di mangiare. Vi insegnerò che cos'è la solidarietà e la collaborazione. Cosa c'è, Simba? Il programma non ti piace? No, è solo che pensavo al mio papà. Ti sentirai meglio dopo mangiato. Allora, vi siete calmati? Molto bene, così mi piacete. Entrate nella tana senza fare chiasso, su, miei piccoli. Che fame! Avanti, da bravo, vai a mangiare, altrimenti finiranno tutto e resterai a bocca asciutta. Devi imparare a fare ogni cosa a suo tempo, Simba. Ho paura di non riuscire a educare i piccoli leoni come vorrei. Devono sviluppare la forza e l'intelligenza per sopravvivere e difendersi nella giungla. Io farò del mio meglio. Mi sono impegnata davanti al Gran Consiglio e devo educarli con determinazione e saggezza. Che il papà di Simba un giorno ha salvato sia lei che i suoi piccoli dalla tigre Shere Khan. Mamma, aiuto! Ti prego, vieni a salvarmi! Per questo si è impegnata ad allevare e proteggere Simba. Vuole farlo diventare fiero e coraggioso come suo padre, il Re Leone. Sixela! Dove siete? Dove siete? Mamma! Mamma, sono qui! Aran, piccola mia! Ho avuto tanta paura! Non dimenticherò mai che se sono ancora qui lo devo solo ed esclusivamente al papà di Simba. Ha salvato la vita a me e ai miei cuccioli.
Simba e i suoi fratelli hanno trovato una nuova famiglia. Simba ha trovato anche un nuovo amico, Bimbo. Proprio grazie a quest'ultimo ha perfino cominciato a scoprire i misteri della giungla. Tutti gli amici del Re Leone hanno promesso di occuparsi dei tre leoncini, ma riusciranno realmente a farli crescere intelligenti, forti e generosi come era stato il loro padre? Lo scoprirete nel prossimo episodio.